Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panini sfiziosi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, acqua, latte, olio, lievito di birra fresco, zucchero, sale, scamorza tagliata a fette e pancetta tagliata a fette. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il latte, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina il sale e l'olio. Ed azioniamo il bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo trasferiremo su un piano di lavoro infarinato. Stendere con il mattarello in una sfoglia sottile. Dopo aver steso l'impasto, tagliamolo in due. E facciamo delle strisce di circa 8 cm. Dopo aver formato le strisce, mettere la pancetta e la scamorza ed arrotolare . Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e continuare così per tutto il resto delle strisce. Dopo aver formato i panini, facciamoli lievitare per 1 ora in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i panini, adesso spennelleremo la superficie con l'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30-40 minuti circa. I panini sono cotti, serviamoli. Panini sfiziosi. Grazie e alla prossima ricetta!